c'est longtemps. Ok, à te la parole. Buonasera, allora mi presento, sono Luca Iovera, uno studente di ingegneria informatica di questa università e vi presenterò oggi Linux sui sistemi embedded. In particolare, la prima cosa che voglio andarvi a chiedere è che cosa hanno in comune tutti questi elementi, questi dispositivi. Per quanto possano sembrare totalmente differenti, abbiamo un termostato, un cellulare, un frigorifero, hanno una proprietà comune, ovvero il fatto appunto di essere sistemi embedded. Secondo la definizione di Wikipedia, con il termine sistema embedded si identificano genericamente tutti quei sistemi elettronici di elaborazione digitale a microprocessore progettati appositamente per una determinata applicazione, ovvero non riprogrammabili dall'utente per altri scopi, spesso con una piattaforma hardware ad hoc, integrati nel sistema che controlla ed in grado di gestire tutte o parte delle funzionalità richieste. Ora, con una definizione così di 7-8 righe, ovviamente potete immaginare che all'interno di questa classe di dispositivi rientrano di tutto e di più. E non a caso, possiamo vedere dalla slide precedente, che praticamente è il dispositivo embedded sia un frigorifero quanto un cellulare. Molti considerano un cellulare un sistema general purpose, e quindi praticamente non rientrerebbe nella definizione di sistema embedded. In realtà, sopra la schedina, perché sostanzialmente il cellulare è composto da una motherboard al cui interno sopra abbiamo tutti i dispositivi possibili, dal il SoC col processore della GPU, la componentistica per le chiamate, eccetera. Sono tanti piccoli sistemi embedded che messi assieme ovviamente ci danno il nostro cellulare. Ora, la prima distinzione che dobbiamo fare ora è abbiamo dispositivi di alto livello, quindi più complessi, dispositivi invece molto più semplici come quelli che abbiamo visto prima, ovvero gli Arduino. Gli Arduino non hanno bisogno di un sistema operativo per poter funzionare, abbiamo visto che serve una funzione che viene richiamata in maniera iterativa e quindi non ha bisogno di alcun software particolare. Nel caso invece di sistemi più complessi abbiamo bisogno di un vero e proprio sistema operativo. Quale scegliere? La scelta che noi vi proponiamo ovviamente è quella di Linux. Linux, per chi non lo sapesse, è un kernel che è stato sviluppato 25 anni fa da uno studente di un'università a Helsinki e che praticamente nel giro di 20 anni appunto è riuscito ad arrivare su tutti i server, su tutti i dispositivi, su tutti i grandi supercomputer del mondo, semplicemente grazie a una sua community, ovvero è nato praticamente da una singola persona. Questa persona ha messo a disposizione il codice del kernel a tutti. Ovviamente, essendoci tante persone interessate nello sviluppo di un programma, un kernel funzionale, un sistema operativo usabile da tutti, ha preso piede e quindi è diventato quello che è oggi, cioè uno dei sistemi operativi, ora possiamo chiamare, più comodi utilizzati. Cioè, voi lo utilizzate sui vostri cellulari senza saperlo, probabilmente, ovviamente, con le dovute modifiche. L'ultima citazione che ho messo era la previsione del suo professore Edward Stewart Tannenbaum, che diceva: sei fortunato che non sei un mio studente, non prenderesti un buon voto per un progetto così. Il professore credo qualche mese fa in questa università a pubblicizzare il suo sistema operativo Minix, da cui poi Linux è partito, perché sostanzialmente all'inizio di Linux c'era un kernel, questo kernel aveva bisogno di un user space e questo user space era appunto quello di Minix. Poi da quel momento in poi le due strade sono totalmente deviate. Ora, Linux, nato come sistema general purpose per macchine desktop, nel corso degli anni però ha preso veramente strade diverse, cioè lo possiamo ritrovare, abbiamo detto, dappertutto. Ovviamente per adattarlo all'ambiente in cui è stato calato deve essere stato modificato anche in maniera abbastanza radicale. La scelta di Linux per tutti questi campi diversi è dovuta principalmente alla sua filosofia, la filosofia che segue, così come altri sistemi open source e free software. Queste libertà sono quelle che già avete visto prima, quindi sostanzialmente la possibilità di eseguire un software nella maniera che voglio. Se io devo sviluppare un software, ho la necessità un dispositivo, ho la necessità di usare un software che posso utilizzare nella maniera che più mi aggrada. Questo perché sia posso usarlo in maniera privata per me a casa, sia perché magari voglio andare a rivenderlo ad un pubblico. E quindi la libertà zero, scusate. La libertà numero uno, forse quella più importante, è la libertà di studiare come funziona un programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità. Come avete sentito prima Andrea, ogni volta che bisognava costruire un progetto in Arduino, si partiva sempre da qualcosa di già esistente, non si reinventa la ruota ogni volta. Questo è un principio base dell'ingegneria. Stessa cosa è stata fatta in questo caso.
si è partiti da l'inizio e piano piano si è andato a modificare proprio perché era possibile farlo, perché era stata messa a disposizione sia tutta la struttura che c'è di base, quindi lo sviluppatore praticamente già conosceva come funzionava il sistema, sia il codice da modificare ovviamente. Libertà numero 2, ridistribuzione di copie non vincolata da alcun tipo di, appunto, di regola. Quindi io praticamente, se ho un software che mi piace, posso distribuirlo agli amici senza problemi e senza vincoli legali. E l'ultimo invece, la libertà e anche l'obbligo di ridistribuire le modifiche che ho da fare. Quindi se è una grande azienda, mi si dice, vengo Linux, l'adatto alle mie esigenze, però dopo devo andare a distribuire di nuovo quello che ho fatto, perché altrimenti quello che faccio è un'operazione illegale. È capitato in passato. Andiamo a vedere invece quali sono i vantaggi di utilizzare Linux dal punto di vista tecnico. La prima cosa, come abbiamo detto, gira dappertutto. Perché gira dappertutto? Perché il codice praticamente è a disposizione di qualunque persona, l'architettura si sa come funziona, quindi se sono uno sviluppatore so come è fatta la mia periferica, io scrivo un driver per Linux. Quindi praticamente ho la possibilità di far girare dappertutto il mio sistema. StatTCP, IP e gran numero di file system supportati. Pensate che se io devo andare a scrivere un sistema da zero, devo andare a scrivere le cose più elementari. Questi praticamente sono stati i primi grandi monoliti che sono stati sviluppati nella storia di Linux e che sono lì praticamente da 20 anni. Quindi sicuramente l'utilizzo di questa architettura mi permette di avere un software testato e stabile. E soprattutto praticamente ho la possibilità, a seconda dell'ambito in cui devo calare il mio dispositivo, di utilizzare un file system diverso. Che può essere sia un vantaggio perché io dico, se devo andare a lavorare su grandi moli dati, uso quel particolare file system. D'altro canto sono costretto ad utilizzare un file system, quindi se ho un dispositivo tipo un Arduino, che è molto piccolo, ha risorse limitate, alla fine non riesco ad utilizzare proprio Linux e quindi praticamente lo si accantona. Portabilità. Sappiamo che praticamente Linux gira dappertutto, quindi le architetture supportate da Linux sono infinite, basta scaricare praticamente il kernel dal kernel.org, andate a scompattare il .zip, andate nella cartella Arch Architecture e vedete quante sono le architetture supportate. Questo è stato possibile grazie a dei cross compilatori che dopo andremo un attimo ad analizzare. Community di sviluppatori, questo diciamo forse deve essere il primo punto. La prima cosa che ho detto è che praticamente Linux è nato, è cresciuto e lo conosciamo oggi così com'è, perché praticamente ha attorno degli sviluppatori da tutto il mondo, quindi nessuna azienda, anche Microsoft, che ha decine di migliaia di dipendenti, potrebbe mai competere sotto certi punti di vista, perché praticamente ci sono, oltre che sviluppatori privati, persone che non lavorano nell'azienda, lo fanno semplicemente per il piacere di farlo, hanno tante aziende che hanno interesse affinché Linux funzioni bene e quindi praticamente contribuiscono nella Linux Foundation, ad esempio, allo sviluppo del kernel. Addirittura Microsoft, se vogliamo, contribuisce, ovviamente solamente per sviluppare dei servizi di integrazione con i propri prodotti, però per fare un esempio. Quindi, detto tutti questi vantaggi, veniamo ora agli svantaggi. Abbiamo detto che Linux è un sistema general purpose. Ovviamente per un sistema embedded che è pensato per applicazioni specifiche e molto limitato dal punto di vista dell'hardware e delle risorse hardware, non è una buona soluzione così com'è. Va quindi modificato altamente. Va preso un kernel, va ricompilato per una data architettura, andando ad eliminare tutte quelle cose che non ci servono, come driver inutili, come servizi, come pacchetti, documentazione, ridurre praticamente tutto all'osso. E in più, in alcuni campi, come praticamente i campi della sensoristica, dove vi posso dire se devo prendere delle rilevazioni, se devo andare a effettuare del controllo, neanche più il kernel, diciamo, quello vaniglia, quello non modificato tramite altre patch, è accettabile. Bisogna andare a considerare delle piccole patch, delle piccole modifiche che hanno creato poi un'altra branca, se così vogliamo dire, del kernel, si chiama il sistema RTI, una patch che praticamente modifica il comportamento a basso livello di Linux, permettendo la risposta entro una certa deadline a tutte le richieste che vengono fatte all'esterno. Questi sono appunto i sistemi real time che è tutto un campo a parte, diciamo, molto più specifico. Queste sono, diciamo, le modifiche da dover apportare appunto per poter utilizzare Linux sul sistema embedded, quindi ricompilazione del kernel, eliminazione dei pacchetti superflui e quindi dei servizi offerti, eliminazione della documentazione dei pacchetti perché pesa, quindi voi dovete pensare che ogni volta che abbiamo a che fare con un sistema embedded abbiamo sistemi con memoria di pochi megabyte, quindi il più possibile deve essere eliminato. La prima cosa da fare è la documentazione, perché voi quando andate a scaricare un qualunque pacchetto dai repository portate indietro tantissimi megabyte di
documentazione che peraltro è molto importante, perché altrimenti non so come far funzionare il mio sistema, però ovviamente dato che quel dispositivo deve fare solo quella cosa, io non devo immaginare che l'utente non deve andare a interagire col dispositivo per andare a capire come funziona, perché già sa come funziona effettivamente. L'ultima parte, ottimizzare la compilazione per una data architettura. Quindi si utilizzano dei toolchain, ovvero un insieme di programmi. Questi programmi creano, fanno delle elaborazioni e l'output di un programma va in, diciamo, in input al prossimo. Questo è semplicemente proprio il concetto di toolchain. In questo caso praticamente abbiamo un cross compilatore, assemblatori, linker, eccetera. Il cross compilatore è un banale compilatore che però mi permette di andare a generare il codice macchina per un altro tipo di architettura. Cioè io ho una macchina x86, voglio andare a compilare il kernel per magari il mio Raspberry, che ovviamente è un'ARM, quindi che devo andare a fare? Devo andare a ricompilare il kernel perché magari sulla mia macchina tablet, o per un questo di Raspberry, macchina poco potente, non posso farlo, e quindi mi permette di andare in maniera facile andare a ricompilare tutto ciò di cui ho necessità. Appunto, veniamo a Raspberry. Questo ovviamente penso lo conosciate un po' tutti, è una single board che è stata sviluppata 5-6 anni fa da ingegneri inglesi e che praticamente aveva come principale obiettivo quello di portare l'informatica all'interno delle scuole, quindi aiutare l'insegnamento della programmazione, avvicinare un maggior numero di persone al mondo dell'informatica, in quanto era un dispositivo e dimensione appunto di una carta di credito con discrete capacità tecniche, diciamo la scheda tecnica la analizzeremo dopo, vedremo che bene o male ci si può fare quasi tutto. E in più fornisce dei pin general input out come per Arduino, anche se effettivamente in genere non viene mai usato per il controllo di altri dispositivi, e dopo analizzeremo il perché, anche se bene o male l'ha spiegato anche Andrea prima. Ecco qui, questa scheda praticamente, sopra vediamo la pinatura dei pin. Poi abbiamo due porte USB, due in realtà sono quattro perché ognuno di quelli è composto da due porte, una porta Ethernet, l'espansione per la camera, un jack da 3,5 pollici, l'alimentazione, un dispositivo per regolare il basso consumo energetico e poi ovviamente la micro SD dove praticamente inserire la scheda con il sistema operativo. Volevo un attimo soffermarmi su questo dispositivo in basso a sinistra che permette praticamente il consumo, un basso consumo energetico. Tutte queste schede di cui stiamo parlando, sia Arduino, sia Raspberry che altre single board, in genere vengono utilizzate, vanno a soppiantare quei vecchi sistemi tradizionali come delle macchine desktop, perché ovviamente hanno un costo molto inferiore, ma anche perché consumano poco rispetto a un tradizionale processore. Quindi sostanzialmente utilizzare una scheda del genere rispetto magari a un normale computer mi fa guadagnare in termini di soldi per l'acquisto e sia soldi per la manutenzione, anche perché sostituire una cosa del genere è molto più semplice che andare a sostituire un normale computer. Queste sono le caratteristiche tecniche di cui parlavo prima. Abbiamo un quad core a 64 bit a 1 GHz, una GPU dual core a 400 MHz, 1 GB di RAM e tutte quelle componenti di cui vi ho parlato prima. Ora potete immaginare che con un sistema del genere io bene o male possa riuscire a fare un po' quello che voglio, o almeno questo praticamente è un computer che si ritrovava nei negozi fino a 5-6 anni fa, facciamo qualcosina in più. Quindi con $35 io mi porto a casa un sistema quasi completo, devo attaccare a un monitor, anzi ora vedremo che non è sempre neanche vero, e utilizzarlo praticamente con un mouse e una tastiera. Quindi potete iniziare ad immaginare il grande successo che ha avuto il perché. Andiamo a vedere i possibili utilizzi. Questa, come già detto prima, è una single board, quindi immaginate con un piccolo PC, potete farci tutto quello che fareste con un PC di casa, con un notebook. Esistono addirittura delle estensioni che permettono di trasformarlo in un notebook, quindi praticamente uno schermo, una tastiera da collegare vicino e avete praticamente un computer portatile a tutti gli effetti. Allora, i possibili utilizzi, anche quelli più comuni, ovviamente Media Center ha tutte le possibilità per riprodurre video sia in streaming che magari già presenti sulla memoria, ascoltare musica, rivedere muto, vedere foto e tante altre cose di più. Tutto quello che prima avreste fatto con Media Center dedicato potete farlo con un sistema del genere. Esiste una distribuzione fatta apposta
che utilizza un programma omonimo, sempre Cori, che vi permette di avere tutto bello e pronto. Voi installate Cori sopra la vostra penna USB, la vostra micro USB, la inserite, avviate il programma e avete già tutto funzionante, in quanto andrà a cercare stesso il programma tutti quanti i file che ha, che trova sopra la micro USB, e quindi avete già tutto a disposizione. Un altro possibile utilizzo è quello di torrent downloader, quindi io praticamente gli vado a passare diversi torrent al programma, il programma ovviamente tutto da remoto questo, quindi senza neanche connetterlo a un monitor, gli passo il torrent, lui se lo scarica in automatico, quando finisco di scaricarlo lo trasferisce su una mia risorsa esterna, come un NAS per esempio, posso avere un NAS in casa, tutto quello che scarico viene trasferito direttamente lì. Stessa banale utilizzo come web server ovviamente, e questo invece è OnCloud. Per chi non lo conoscesse, OnCloud è un software che permette di avere un cloud privato, quindi praticamente tutto quello che voi conoscete, che avete messo per esempio su Drive, su Dropbox, potete farlo in casa vostra senza alcun rischio di privacy. Ovviamente dovreste anche trovare il modo di installare creare una barriera di sicurezza ovviamente ad OnCloud, perché comunque è possibile attaccare e quindi rientrare dopo nei vostri dati. Però rispetto ad avere un cloud esterno, un cloud privato che ovviamente è in mano alla terza persona che effettivamente può fare quello che vuole con i vostri dati, in questo caso siete leggermente più sicuri. Retro gaming, ovviamente utilizzarlo come una normalissima console attaccata a un joystick, e potete riuscire ad emulare tutte le vecchie, i vecchi giochi, i vecchi titoli Nintendo, i giochi della Sega, i Visual Boy Advance, tutti i giochi del genere. Controllare altri dispositivi, questo è possibile farlo, però non sempre è consigliato, e dopo vediamo perché. Per iniziare, vabbè, questa è una piccola, una mini guida, ma su internet trovate tutto e di più. Una guida completa con immagini, questi sono i tre punti cardine: scaricare la ISO, controllare la correttezza, andare ad assicurarsi che sia scaricata in maniera corretta, e poi andare a flashare la micro SD con questo comando TD. Però esistono tanti modi per fare tutto ciò, questo è il modo più diretto, diciamo. Andiamo a vedere cosa installare ora su Raspberry. Esistono tantissime distribuzioni, come nel mondo Linux esistono migliaia di distribuzioni, ognuno per un proprio scopo, anche qui diciamo esistono diverse alternative. La prima che voglio presentare è Raspbian. Raspbian sostanzialmente è una derivata di Debian, quindi hanno preso Debian, l'hanno ricompilata per la data architettura, e sono andate a eliminare tutti quei servizi che erano inutili, sono andate a eliminare la documentazione, e in particolare hanno abilitato il supporto ad Outfloat, ossia la possibilità di andare a effettuare operazioni su endpoint tutte quante in hardware, senza andare a effettuare ogni volta i calcoli tramite delle funzioni che andavano a pesantire molto il processore. Come ambiente desktop usa LXDE, che è una, diciamo, potete immaginarlo come un desktop veramente minimale, però a tutte quante quelle che sono le funzioni comuni che avete, che, di cui avete bisogno. Ha un browser web, quindi potete navigare in internet, ascoltare la musica, guardare video, potete fare veramente tutto di più. E in più metto a disposizione questo programma a linea di comando, Rusty Config, che vi permette di andare a configurare tutti quelli che sono gli aspetti un po' più tecnici della distribuzione Linux. Quindi anche per un utente che magari non ha mai approcciato il mondo Linux, potrebbe essere una prima alternativa, una prima possibile scelta. Ora veniamo al punto: scelgo Raspberry o scelgo Arduino? Se avete ascoltato questi due talk, avete capito sicuramente che sono destinati a due usi totalmente diversi. Io uso Raspberry se ho la necessità di avere un sistema funzionante e un sistema con cui dover interagire, dover riprogrammarlo. Diciamo che con Raspberry voi avete la possibilità di avere un computer, sostanzialmente, questo è, potete farci quello che volete ad alto livello. Con l'Arduino invece voi andate a controllare altri dispositivi, potete espandere con delle shield e quindi magari andare a costruire dei sistemi più complessi. Con Raspberry questo non è possibile, non è consigliabile, in quanto avendo un sistema operativo complesso, ogni risposta, ogni controllo che voi effettuerete, diciamo, sarà meno preciso, le risposte non saranno, come posso dire, non saranno adatte, diciamo che Raspberry non è adatto a un sistema di produzione, se così vogliamo dirlo, ecco. Vediamo un po' le altre differenze.
Raspberry ovviamente non ha un AD converter, quindi dovete lavorare ovviamente per forza in digitale. Raspberry lavora 3,3 volt, quindi ogni volta che voi dovete andare a espanderlo con una shield, dovete andare a usare il regolatore di tensione che lo porta a 5 volt, quindi tutte le schede esterne lavorano a 5 volt. Entrambi sono espandibili tra le shield. Non finisce qui, perché questi due esempi sono solamente la punta dell'iceberg. Qui ho una piccola lista di tutte le alternative alle due schede: Uru, BeagleBoard, Pine64, QBoard, Banana Pie. Queste sono le alternative al Raspberry, quindi single board simili con le stesse caratteristiche, ovvero male, magari giusto un po' il prezzo, magari qualcuno un altro tipo di processore. Mentre STM è un'altra società italiana che va a produrre delle schede simili all'Arduino, un po' più avanzate sotto certi punti di vista, e sono i sistemi che stiamo utilizzando di là. Ora, andiamo alle considerazioni finali. Perché hanno avuto tutto questo successo queste board, sia l'Arduino sia il Raspberry? Allora, la prima cosa, ed è anche quello che ha detto prima Andrea, è la comunità che si è creata attorno. Quindi se io arrivo in un mondo in cui ho la possibilità di interfacciarmi subito a un mondo totalmente nuovo, sono seguito, ho delle guide a disposizione, ho qualcuno che mi segue, ho tanti progetti da poter seguire, allora ovviamente sono più invogliato. Inoltre le nuove tecnologie hanno permesso lo sviluppo di schede sempre più piccole, sempre più facili da raggiungere perché il costo ovviamente si è abbassato, quindi io chiaramente sono invogliato a puntare. Anche chi magari non era esperto prima diciamo di elettronica, fa tutta l'attiva, ha comprato un kit e ha iniziato ad usarlo, e così praticamente pian piano si è espansa questa comunità. E un ultimo punto, un po' più diciamo staccato dai precedenti, rilevazione dei sensori usati per l'impedibilità. Questo potete vederlo sia come un pro che come un contro, nel senso, io società magari produco un device, questo device va a generare delle informazioni, dei dati grezzi. Può essere, come ha detto prima Andrea, una società che monitora quando e come noi usiamo la nostra energia di casa. Dite voi, qual è l'importo? Cioè, perché una società dovrebbe essere interessata ai dati simili? Il motivo è che praticamente tramite l'uso, quindi l'aggregazione di questi dati insieme a tanti altri dati provenienti da altre utenze, loro possono andare a costruire dei profili sia su di voi, sia andare a effettuare delle indagini di mercato utilizzando diciamo la vostra esperienza. Bene o male quello che usa diciamo il big data, questo è sostanzialmente, cioè sono anche un insieme in realtà di tecniche per l'analisi, la memorizzazione e la gestione di un'enorme quantità di dati, si parla di milioni di terabyte. Questi dati sostanzialmente contenenti solamente informazioni grezze, che però una volta elaborati possono dare delle informazioni importanti sugli stili di vita delle persone. Quindi per un'azienda ovviamente è molto importante, in quanto questo vuol dire soldi, informazione uguale soldi. E quindi diciamo che ha attirato in questo mondo anche grandi aziende come Intel, che fino a poco tempo fa era dedicata al mondo dei processori, improvvisamente si è esposta da qualche anno a questa parte nello sviluppo di single board e sistemi simili ad Arduino. Quindi detto ciò, io avrei finito. Se avete delle domande,